vede che oggi è ritardo. Sempre se non si è dimenticato di venire. Può essere, visto che l'ultima volta è arrivato dopo mezz'ora. Ma noi cosa facciamo intanto che lo aspettiamo? Niente, intanto dobbiamo tenere le distanze. Io un'idea ce l'ho. Beh, mi immagino che idee, tu hai sempre di orribili. Come quando ci hai fatto fare quel gioco mi sono rotta il braccio. Io? Under shock. Ma sì, ragazze, rimaniamo in silenzio, meditiamo. Non possiamo farci solo gli affari nostri e aspettare il maestro. Dai, ragazze, basta. Sentiamo cosa da dire Ilaria. A me piacciono i giochi di Ilaria, sono sempre divertenti. Ma sì, dai, sentiamo. Ragazze, ora restiamo in silenzio. Dorime, 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 Ikenimo, Ikenimo, Adopare, Adopare, Dorime, 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 Ameno, 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 Lapide, 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 Dorime. Si può sapere che cosa stai dicendo? Ikenimo, Adopare, Adopare, Dorime, 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 Ameno, 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 Lapide, 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 Lapide. Era un'invocazione, una seduta spiritica. Io odio queste cose, no, non gioco. Pure io non gioco. A me invece piacciono i fantasmi. Ma io queste stupidate non le faccio. Certo che siete proprio noiose, eh. Credete che ci riesca? Al massimo potrà invocare lo spirito del suo cane. E il mio cane è ancora vivo. Mi piace questo gioco. No, ragazzi, io ho paura. Cos'è stato? È solo il vento. Ma no, dai, ragazze. Vabbè, cambiamo gioco. Inventiamoci tipo una storia, un pezzo per uno e vediamo cosa esce. Questo gioco mi piace di più. Dai, comincio io. Allora, era una notte buia e tempestosa. Era la notte in cui i morti escono dalle tombe. Una di quelle notti in cui bisogna chiudersi in casa a chiave. Perché i morti ci guardano dalle finestre e i loro occhi nel buio brillano come fiamme. Sono nascosti dietro le vostre porte e sotto i vostri letti. E hanno fame, fame di carne umana. E niente può saziare la loro fame, niente può fermarli. Sono sempre affamati di sangue, sangue umano. Escono dalle loro fosse e sorridono nell'ombra, mentre nessuno sospetta della loro esistenza. Ci guardano dalle porte aperte nel buio e ci osservano. Si nascondono in ogni angolo. E dietro ogni porta sospirano. Perché il male è in ognuno di noi. E si preparano a strapparci il cuore e a mangiarci il cervello! Forse ho esagerato? Ragazzi, io ho paura però. Dai ragazze, però accendete la luce. Raga, io ho paura. No, raga, io voglio andare a casa, questo gioco non mi piace. Raga, accendiamo le torce. Raga, numero sconosciuto. Vai, rispondi, metti più la voce. Raga, ma chi era? Ma sì, saranno i soliti scherzi. Che scherzi idioti. Vado ad accendere la luce. Raga, non si accende. Ragazze, state calme. Dobbiamo trovare il contatore. Io non mi muovo da qui. Ma che fifone che siete. Io vado per prima. Raga, io ho sentito qualcosa. Dai, non farmi paura. Ma dove siamo? Poi dov'è l'interruttore?
Ma stai tranquilla, ti proteggo io, il buio non ti fa niente. Auri, andiamo di qua. No, Marti, fidati, andiamo no, di qua. No, andiamo di qua. Marti, vieni con me, andiamo di qua. Oddio, cos'è stato? Non lo so. Marti, forse dovremmo andare. Andiamocene. Mi sta mettendo davvero paura. Dov'è sto benedetto contatore? Marti, ho paura, torniamo di là. No, ma sarà qui da qualche parte, non può essere sparito. Sono sicura che è qui. È questo l'interruttore secondo te? Ma non va, il telefono? No. Dov'è sto contatore? Boh, raga, io ho paura. Tranquille, ci sono io. Oh, finalmente la luce. Aspetta, ma quella è Ilaria? Ila, ma cosa stai facendo?